Ciao, qui li prendi. Ciao a tutti, Collector's Corner diverso dal solito. Questa volta non c'è il timer. Esatto, e questa volta parliamo di un evento. Siamo stati alla fiera Turin Toys Model Expo, che si è tenuta qui a Torino il 21 e il 22 aprile di quest'anno, quindi siamo un po' in ritardo e ci scusiamo, ma c'è sempre troppo da fare. Allora, è una fiera in realtà molto divertente, l'ingresso è stato economico, costava un pochino di più dell'anno passato, ma comunque sia con 4 euro entri e rimani finché vuoi. Esattamente, l'anno passato eravamo già stati a questa fiera ed era già stata una bella sorpresa in realtà. Decisamente. Viene tenuta, perlomeno queste due edizioni sono state a Torino Esposizioni, per chi non fosse di questa città è una grossa struttura fatta apposta per questo tipo di eventi ed è sul Parco del Valentino, quindi siccome la fiera è in primavera significa che si fa anche una bella passeggiata, il tempo è la splendida. Decisamente. Abbiamo detto dunque, la fiera è un pochino cresciuta rispetto all'anno scorso, con quello anche il prezzo che l'anno scorso erano solamente 2 euro, quest'anno 4 euro, ma per una fiera così grande sono decisamente un ottimo investimento. Per l'occasione però abbiamo visto alcune novità, tipo alcuni stand sponsorizzati, tipo c'era quello del Meccano. Esatto, c'è qualche argomento in più, c'era uno stand della scrittrice di Torino Tamara De Roma, che per chi non la conoscesse è l'autrice di una saga urban fantasy sui 7 demoni reggenti. Abbiamo fatto due chiacchiere con lei, è molto gentile e simpatica, quindi in sostanza per chi fosse interessato al genere sono contento di suggerire di dare un'occhiata al suo lavoro. C'era tutto uno spazio dedicato ai videogiochi naturalmente, con maxi schermi e poltrone. C'era un'area dove si potevano far volare droni, o due aree, ho notato, in cui si facevano correre auto radiocomandate. Certo, con tutto il percorso, piste. Naturalmente era pieno zeppo di stand di Lego e modellini fantastici costruiti alpini. Con i Lego. C'erano un sacco di alpini e nostalgici della Seconda Guerra Mondiale. Per qualche motivo, non abbiamo anche l'anno scorso c'erano, non abbiamo capito cosa c'entri i men con gli alpini, ma non importa. Il fatto è che questa fiera è, diciamo, organizzata dalle associazioni modellisti di Torino e qui diciamo che il modellismo, soprattutto per chi non è giovanissimo, verte sempre su quell'argomento. Vendono letteralmente divise usate e cose del genere, sì, è curioso. Diciamo che... Secondo me c'è anche di mezzo il fatto che devono dividere i costi del padiglione. Sì, il modellismo da queste parti è fondamentalmente incentrato su quegli argomenti, quindi non mi stupisce che la fiera, per essere grande, debba contare anche su quello. Pare che ci siano stati dei problemi con la sicurezza, perché il giorno dopo è uscito sui giornali che c'erano i vigili del fuoco perché il padiglione è pericolante, però non ci è caduto in testa. A noi no. Quindi va benissimo così. Cosa si trova a questa fiera? Fondamentalmente è distinta da Torino Comics, tanto per cominciare l'ingresso costa meno di un terzo, ed è concentrata principalmente su modellini e giocattoli, non sui fumetti, ed è dà larghissimo spazio al vintage piuttosto che alle nuove uscite. Esattamente, il fatto che il biglietto costi poco ha un significato, perché essendo una mostra a mercato noi possiamo entrare tranquilli del fatto che spenderemo i soldi in qualcosa che stiamo effettivamente portandoci a casa e non solamente nel biglietto, quindi è già una bella differenza. E il fatto che ci siano un sacco di bancarelle o stand sui giocattoli vecchi ha un valore che, ad esempio, su Torino Comics non posso non riconoscere. Si trova, tanto per cominciare, coprendo i giocattoli vecchi e non soltanto le sedie di revival o di nuove uscite, la vastità di argomenti è molto più ampia. Esatto, poi mi sento in dovere, diciamo, di fare questa precisazione. È vero che io simpatizzo decisamente per i giocattoli vecchi rispetto agli articoli nuovi e moderni per collezionisti, quindi di sicuro c'è una questione di parere personale. Però il fatto è che se tutti gli stand hanno tutte le novità del momento, significa anche che hanno tutti esattamente la stessa merce, che per inciso è la stessa che ormai compriamo online. Invece avere bancarelle con giocattoli vecchi significa trovare effettivamente degli imprevisti. Noi abbiamo trovato ad esempio Scout Baker, che cercavamo da un po' perché ce l'avevamo da bambini, ed è uno dei personaggi più difficili da reperire dei Captain Power. Esatto, è quello che avevo da bambino, ma credo di non aver mai avuto la sua pistola, adesso invece è completo. E lo dobbiamo al grande Billy, che per chi colleziona giocattoli vecchi penso che sia un nome conosciuto. Chi è iscritto su GV giocattoli vecchi di sicuro ha avuto assolutamente, venne molto anche su Facebook e non c'è niente da fare, è sempre un piacere, ha sempre degli affari eccezionali, è stata una bella sorpresa. Abbiamo anche trovato il signore che speravamo di trovare,
Esattamente, noi Franco. L'anno scorso, Franco, mi sembra che sia quello il nome, l'anno scorso a questa fiera siamo stati, diciamo, stupiti da una bancarella piena zeppa di collezioni di regali delle P1000 o sorprese di uova di Pasqua Kinder. Sono cose che nelle fiere si trovano poco. Esatto, il Kinder ancora si trova. Collezioni complete delle P1000 sono meno ricercate qua in Italia, è più difficile trovare. La sua bancarella si distingueva nettamente. Sì, anche quest'anno abbiamo fatto una bassa, diciamo, è molto interessante, è decisamente insolito. Parliamo anche di un signore che ha una vasta esperienza, perché praticamente conosce a menadito tutto quello che è stato distribuito in Europa a tema. Sì, su Kindle e McDonald's principalmente. Noi siamo tornati, noi iniziamo con lui in sostanza nella nostra collezione di giocattolini premium dei fast food e siamo tornati quest'anno apposta per lui e per fortuna l'abbiamo trovato, come potete vedere. Esatto, e dunque per quanto riguarda le riflessioni sulla fiera in generale, mi sembra che questo possa essere tutto. Diciamo che in soldoni sono contento di pubblicizzarvela, nel senso che nessuno ci ha chiesto di farlo, però spero che la fiera continui a proseguire su questa strada. Spero esatto. di ritrovarla l'anno prossimo con gli stessi vantaggi che abbiamo avuto quest'anno. Esattamente. E a questo punto io farei una panoramica su quello che abbiamo comprato, perché abbiamo fatto la spesa. Sì, decisamente. Allora, cominciamo da lui. Ok. Che ruba la scena a chiunque. Perché lui? Beh, a parte che è bellissimo, ma... A parte che ce l'avevo da ragazzino. Esatto, quando eravamo bambini noi avevamo un pochetto di questi pupazzetti. I primi tre ci furono acquistati in una tabaccheria qui di Torino. Tra i primi tre c'era questo. Poi è andato tutto perduto negli anni. Da grandi li abbiamo recuperati, ma lui è diventato costoso, oppure difficile da trovare. Comprarlo loose online è molto rischioso, perché per l'utilizzo che si faceva in questi bombacetti, che erano fatti per sbattere uno contro l'altro, rischi di trovare scoloriture, graffi o che. Oppure che la molla, il meccanismo non funzioni più. Invece se lo compri di persona puoi controllarlo, noi l'abbiamo trovato, è perfetto. In realtà funziona meglio di quello che avevo da bambino. Vero. E siamo soddisfatti. Bene. Decisamente. Poi arriverei dopo sui cosi del McDonald's, perché ce n'è una tonnellata. Oh, è morto. Questo. Oh, di questo sono molto contento. È qualcosa che avevo intravisto negli anni, ma non avevo mai approfondito. Siccome costavano letteralmente 50 centesimi a mostriciattolo, sono stato contento di portarmelo a casa, purtroppo incompleto. Si tratta del... uno qui. Esatto. Si tratta del mostro gigante di Monster Connectors, prodotti da Giochi Preziosi nel 2005. Erano mostriciattoli venduti in bustina e si possono combinare e mescolare a piacere per dare vita a mostri giganteschi. Per noi è splendido perché, uno, sembra un fantasma nato apposta per i Real Ghostbusters. Due, sembra un fantasma in particolare dei Real Ghostbusters, perché c'era un episodio splendido, bello, bello, un po' horror, che si intitolava Doctor Doctor, che aveva come cattivo veramente qualcosa del genere. Molto bello quell'episodio, vero? Oh. Poi ci possiamo spostare sulle sorpresine Kinder. Ok, vai. Perché questi due, vabbè, è morto di nuovo. Il povero negro che è proprio il primo. Cito... Evolution. Allora, queste due cose qua enormi sono due sorprese dell'uovo di Pasqua della Kinder di Spider-Man. Fondamentalmente si combinano assieme, Spider-Man spalla le ragnatele e se riesce a colpire i sacchettini di denaro loro cadono. Guardate che belli, sono interamente articolati, sono giganteschi. Sì, sono sorprese pazzesche, cioè pensare che escano da un uovo di Pasqua è... Per la coppia nuove, le abbiamo montate noi, applicato gli adesivi noi, 5 euro. Sì, sempre dalla bancarella di sorpresine, spettacolare. Bellissime. Poi quasi tutto il resto che vedete, no tutto perché tutto ciò che rimane, sono in realtà le collezioni di sorpresine dell'Happy Meal, dal classico Disney Pocahontas, serie splendida, nel senso che sono delle vere e proprie action figure che non hanno nulla da invidiare a quelle che si comprano in un negozio di giocattoli, ma in realtà venivano regalate con le P1000. Hanno i soliti 5 snodi della Kenner. Esatto, io dico già adesso un dettaglio perché mi piace un sacco questa cosa, ma in realtà le recensiremo e lo ripeterò. Queste in particolare sono prodotte dalla stessa azienda che aveva prodotto i mostri della Universal del Burger King, che io adoro. Quindi è una marca di giocattoli vera e propria che in realtà si era specializzata in
fast food. Nella stessa collezione, insieme alle action figure, ci sono i personaggi diciamo più basati sulla funzioncina, come Cagnolino. Diciamo sono un po' più classiche come sorprese, però comunque gradevoli. Eccolo qua. E poi ci sono pure gli altri. E poi arriviamo a Tarzan. Niente, sto cercando di fermarlo. Non importa. C'è Tarzan. Poi c'è Tarzan. Sono sorprese decisamente più costose e impegnative di quelle di Pocahontas. Lui continua a camminare. Sì, ah, questa tra l'altro è una funzioncina pazzesca. Anche questa serie qui in realtà è incredibile, nel senso che sono tutti personaggini che hanno articolazione oppure funzioni di una certa complessità. Qui ad esempio abbiamo Jane, le ho dato una carica ma non succede nulla, ha le braccia articolate, giusto, e quando le scimmiette si appiccicano al suo vestito le scappa. E sono, cioè, guardate questo ad esempio, questo è un personaggio uscito dalla sorpresina di un fast food, con articolazioni braccia, gomiti, ginocchia, la giacca vera, il volto è pazzesco come l'hanno scolpito, molto dipinto, bello, bello Tarzan. Tarzan naturalmente, bello l'elefantone enorme, bom, 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 bom. Bello, e ce ne sono vari altri indietro, insomma anche per queste faremo recensioni vere e proprie. Bella collezione completa, siamo contentissimi. In sostanza, noi non andiamo spesso per fiere perché siamo a piedi, quindi significa che quello che si svolge fuori Torino per noi è difficile da raggiungere. E appunto perché non siamo interessati molto alle nuove uscite. E tantissimo questo motivo anche, esatto. Non siamo tanto interessati a quelle e poi ripeto, sono cose che è molto facile acquistare online. Esatto. Mentre molti, ad esempio, qualcosa come questo mostriciattolo qui, che non è ricercato dai collezionisti per carità, però ora che li ho e che me ne manca uno... Anzi, è ricercato da noi. Se voi aveste questo mostriciattolo che manca qua per completare la gamba, fatecelo sapere. Oh, assolutamente sì. Perché quello che voglio dire è proprio questo. Provate a cercare i Monster Connectors della Giochi Preziosi su internet e non troverete praticamente nulla. Invece, in una secchia, in una cesta di giocattoli vecchi, ad una bancarella abbiamo trovato questo giocattolino. E c'erano molte altre cose. Lego nuovi, ma Lego vecchi. Abbiamo preso una sorpresa per voi. C'è una sorpresa per voi, esatto. Lo vedrete in un prossimo video. Sì, o forse l'hanno già vista. C'è questo, okay. C'è questo paradosso temporale tipo Terminator, perché noi giriamo i video in un certo ordine e poi vengono pubblicati in un altro. Comunque sia un Lego vecchio, preso alla fiera. E niente, cosa possiamo dire? Io non vedo l'ora che ci sia di nuovo, mi è piaciuto moltissimo. Esatto, è per questo che ne parliamo con questo entusiasmo, perché veramente ci auguriamo che la fiera possa continuare su questa strada, crescere se lo ritenesse farlo, e continuare a proporci esposizioni come questa. Detto questo... Noi, c'è ancora un dettaglio. Vai. Siamo stati riconosciuti da due di voi, non so come. Sì. Progetto Jurassic Park, giusto? Sì, esattamente. Ciao. E diciamo che fondamentalmente noi non ci aspettavamo di essere riconosciuti da nessuno, perché le mie mani sono molto simili a quelle di chiunque altro, e quindi eravamo decisamente basiti, oltre al fatto che siamo molto timidi, per questo che sembravamo imbalsamati e parte della bancarella. Ci scusiamo, ma siamo fatti così, ma grazie io mille. Io facevo da tappezzeria anche al catechismo, quindi esatto. E io peggio, quindi vi ringraziamo tantissimo in realtà per averci riconosciuti e salutati alla fiera, è stato un vero piacere. A questo punto ci vediamo al prossimo video, direi. Ciao a tutti. Ciao.